e Under League è il match tra la capolista e Napoletan Phoenix, almeno per quanto riguarda partite disputate, punti collezionati, punteggio pieno per il Napoletan Phoenix. Avanti hanno i Red Devils che hanno una partita in più e hanno 16 punti di fronte ai ragazzi che di punti ne hanno 15. In 6 uscite di Enzo Scotto ci sono le giovanissime promesse di Dasport che hanno infilato 2 vittorie nelle ultime 2 partite, iniziando con 2 pareggi e una sconfitta, sono 8 punti. E il Boca ha vinto nel match di Under League giocato e finito poco fa. Qui subito Brandi sul fondo. Brandi ruba destro! 21esimo gol di Brandi, al secondo tiro in porta. Anche questo match realizza, sblocca sempre lui i gol dei suoi. 1-0 Napoletan Phoenix al comando dell'Under League. Manzo esce via, salta il suo avversario per porta. La levo però, ti prego, la settimana prossima dove vedi sto video ti vieni con una mazza e ti spaccare i denti. Occhio a Tammaro che pareggia i conti, fa 1-1. Durante la parentesi di Totonno, Tammaro prende palla, realizza il primo gol allo sbordone di calcio esordio. Don Antò sull'altro campo, terzo in programma con Internavas Betulle. Qui si va con Tammaro che crossa, prego, prova la gran giocata, Esposito gliela dà col tacco e qua escono in gran stile con gambone doppio di Perego che ingaggia Isaia in area di rigore. In qualche modo Manzo, palleggio e rovesciata di Isaia a mescolare dentro, parata di Luongo che sistema sui piedi di Palladino, grande, anzi di Palumbo, grande uscita qua della Lazio in casa a Carancio, ma grande sprint anche di Angotti che serve l'1-2 a Brandi. Tammaro ruba, riprende la sfera Brandi, tiro cross forte fondo, Mottola, Palladino, occhio a sinistro, Isaia però era entrato dentro l'aria, contropiede di Phoenix, entra dentro Palladino con destro sinistro, affida granata, cross di sinistro, dentro per Brandi, tap-in in rete, doppietta per lui, 2-1 e 22esimo gol di stagione. Ancora Brandi, rientra e poi Angiotti, anzi Angotti, prova direttamente in porta e poi occhio a Luongo che prima sembrava impresa, poi invece la respinge e poi affida ad Angotti che se ne va bene fino in fondo, esterno della rete, illusione del fallo su Tammaro. E primo tempo, dice Totonno, con il vantaggio di Napoletan Phoenix su Dasport in questi primi 25 minuti. Improvvisamente si destabilizza, Palumbo per Brandi, di nuovo per Angotti centrale, destro su Puca che fa una parata pazzesca, tentativo numero 3, Palumbo che passa, sfida la difesa avversaria, apre il gioco, tutto solo Mottola, controllo tiro alto. Phoenix è sicuramente campagna, che ultimamente tra gol e assist sta dando i numeri, mentre Angotti è al limite dell'area, ci entra ora, altra finta di Angotti, non arriva Brangotti, grandissima palla per Palumbo. È un 2 contro 1, Brandi tutto solo, sinistro sul primo, non sbaglia e colleziona un'altra tripletta. 3-1. Lotta contro 2 ora, Tammaro gliela sradica dei piedi, Gambardella passa sinistro, mani di Manzo, Brandi controlla, poi si carica il sinistro, non ci credo, stavolta Brandi ha postato per Tammaro. Passaggio deviato, Brandi ruba, piedone di Puma. Palladino che prova a raccogliere questa palla alta e girarsi, servire a Angotti, sinistro, raccoglie Brandi, sposta il pallone di sinistro, fa poker d'assi anche in questo pomeriggio, in 6 partite fa 24 gol. Rotazione lì in mezzo, in verticale, Brandi che poggia ancora per Angotti, primo tempo è di là tra Betulle e Internavas, 1-2, Angotti, va in rete anche lui. Adesso arrendevoli Das, 5-1. Gambardella, centrale per Esposito. Cambia passo sinistro. Prova a puntare Angotti che lo chiude. Allora Brandi in velocità nuovamente. Tocca il pallone a Palumbo in area di rigore. Segna Palumbo. 6-1.
Calcio Esposito. Lungo così e così. Esposito qua la riesce a rubare a manzo sinistro, palo. Petto di Esposito. Prova a saltare l'avversario a due mani lunghe, in modo palleggio per Palladino. Brandi, triangolo che non si chiude. Contrasto su Tammaro, Palladino recupera, tiro deviato. Raccoglie Brandi, non fa uscire questo pallone. Sinistro ancora per Palladino, punta in rete di Palladino. 7-1. Ancora Brandi che va a leggere il passaggio avversario e stavolta la cinquina gliela regalano. 8-1, parziale pesantissimo. Sinistro e non lo so, ma l'arbitro concede la rete lo stesso. Segna Cagliozzi con un tiro che si stampa sulla traversa della linea almeno un paio di volte. Va bene così, è 7-2. Fine partita, dice Dotonno. Vincono i Napoletan Phoenix, distruggono i Lasporto, sono lanciati in vetta adesso. Finisce con una rotonda vittoria dei Napoletan Phoenix, 8-2, se non erro è finito il parziale, il definitivo. Cagliozzi, però ti regali un bellissimo gol, a chi lo vogliamo dedicare? Partiamo da questo. Questa è una partita brutta. Va bene, secondo tempo vi siete disuniti, il primo ha giocato bene, loro... squadra fisica più grande di voi, che gioca bene, c'è questo che come tocca la palla segna, non si capisce che tiene su sti piedi, però è da lì che dovete migliorare. Questo secondo tempo vi siete arresi proprio, e qua quando ci si arrende si prendono le imbarcate, vi servirà di lezioni. Voi non avevate mai preso l'imbarcata e ci sta pure uscire così, però voglio una dedica per quel bel gol. Allora a mio padre. E allora dedica per il padre Cagliozzi, noi lo salutiamo, perché alla fine non si può parlare chissà quanto della loro prestazione, che è sintetizzata in 5 gol di Brandi, un assist, sì, 25, 3 assist hai fatto, oh, non li ho visti, li conterò dopo. Fai appunto 25 gol, hai fatto 4 o 5 gol? 5. Ah, 25 gol, quindi superi la media di 4 gol a partita. I Napoletan Phoenix aspettano solo quella partita lì con i Red Devils per vedere se a questo punto siete veramente più forti. I numeri dicono che siete più forti per gol, per mole di gioco, per capocannoniere di Lega. Che mi dici? Voglio dedicare questa vittoria a Mimmo, che oggi è mancato per motivi personali, e adesso testa alla prossima e proviamo a vincere il giro. Complimenti a Brandi, andiamo in Elite. Complimenti a Scotto, lo salutiamo. Il 5 tra due avversari, Elite, Italia City tra poco.